Ciccio, devi fare un sacco di pulizia. Hai ammazzato qualcuno di nuovo? Vabbè, ragazzi. 106 dollari? Ma come mafia? La pizza familiare. Ma... wow. Minchia, sono dei polli abnormi, peraltro. Vabbè. Quanti culi devi pulire, te? Ok, senti, sono le... va, che fila qui! Posso fare all'amore con i prodotti di questo congelatore? Sbloccare in una volta 12 prodotti è stato un errore veramente assurdo. Salve a tutti, io sono Drone Gamer e bentornati a Lonad! Come dite, gente, non vedete il negozio. Ma è lì davanti! Lì davanti, gente! Ma come non lo vedete? Ah sì, aspettate che ho scoperto un punto in cui si bugga tutta la mappa. Come io abbia fatto a trovarlo? Non ci è dato sapere. Il telone è come attirato dai glitch, dai bug e chi più ne ha più ne metta. Quindi sì, signori, bentornati a Lonad! Allora, io ho passato un paio, forse 3 giorni di gioco a mandare avanti la baracca. Infatti, se notate bene, abbiamo oltre 4.600 dollari da parte. È arrivata gente, ma mi hanno fatto 150 dollari di spesa. La carta igienica, cioè i patiti della cacca. Oh, ragazzi, 841,9 rotoli di carta igienica. I culi che abbiamo pulito nel frattempo è qualcosa di incredibile. Fatto sta che ho capito finalmente come funziona il magazzino e tra poco ve lo spiego. Allora, con tutto questo denaro possiamo vedere di mettere un pochettino le mani avanti. Beh, come prima cosa vediamo di pagare le fatture, l'affitto. Ok, non abbiamo più il mutuo, che non è una cosa da poco. E tanto che ci siamo, sbloccherei una nuova licenza che ci permetterà di avere la mozzarella, il parmigiano, il miele, il tonno, le uova, confezione da 4 e lo zucchero. Come confezione da 4? Ah, noi abbiamo la confezione da 6? Ora che ci penso, forse sono 4 confezioni, non lo so nemmeno io. Ah, sono uova biologiche e lo zucchero a velo. 750 dollari già andati completamente e dobbiamo assolutamente allargare il magazzino per altri 800 dollari. E ve lo garantisco, il magazzino in versione un cicinino più grande è indispensabile se vogliamo sperare di andare avanti. Allora, innanzitutto ho già comprato un'altra di queste scaffalature che possiamo vedere di mettere qui. Questa la spostiamo ovviamente in parte. Allora, il magazzino in verità è utilissimo, ma devi imparare come utilizzarlo. Prima di tutto, non è un caso che ti mettano le etichette, perché ti permettono non solo di capire dove va la merce, ma soprattutto perché la merce la puoi impilare. Ok, tipo la carta igienica, dove boia sta, ce ne sta solo uno. Ma le scatole un po' più piccoline, vedete, ne potete mettere due, e la quantità di prodotti al loro interno si sommano. Questo permette anche al sottoscritto di trovare più facilmente un prodotto quando lo devi riportare all'interno per dare una mano a Gianpier Fabrizio, che da solo, poretto, non può fare i miracoli. Io ho dovuto gestire sempre la cassa, perché pensavo di poter assumere un nuovo cassiere, tuttavia dobbiamo raggiungere il livello 20 e noi siamo appena al livello 17 e vi garantisco che arriva proprio uno sfacelo di gente adesso. Aspettate che avevo lasciato un ordine in sospeso, perfetto, e giù altri soldi perché dobbiamo rifornire molti dei nostri stand. Pertanto sì, come dicevo, dobbiamo creare una sorta di ordine. Ad esempio, su una serie di scaffali mettiamo tutti i prodotti per la pulizia della casa e via dicendo. Insomma, avete capito all'andazzo, dobbiamo fare praticamente un po' come con il nostro negozio, altrimenti qua dentro non troveremo più nulla, questo ve lo garantisco, gente. Allora, prima di aprire il negozio, fatemi dare un'occhiata alle nuove merci. Per adesso ordiniamo uno di tutto, o facciamo due della serie meglio abbondare. Non sappiamo effettivamente quante merci ci richiedono. 78 dollari per il tonno Stark. Quello di Tony costa un attimino di più, in effetti. Beh, anche lo zucchero a velo 72 dollari o il miele 79. Non è proprio regalato, Allora, fatemi comprare un ulteriore scaffale e altri 500 dollari che finiscono giù per il cestino. Come potete vedere, il denaro che ho guadagnato letteralmente con il sudore della fronte nel giro di 1,9 secondi è già stato praticamente, che culo ci sta, tutto speso. Allora, da questa parte direi di mettere le farine e la pasta asciutta e via dicendo. Quindi pian pianino troviamo tutti i prodotti che appartengono a quella categoria e li spostiamo da quest'altra parte. Beh, per adesso non ho altro, in effetti. Possiamo mettere il latte qui, il latte più grande qua, così ha senso. E poi ovviamente dobbiamo rimuovere le etichette, altrimenti il Gianpier Fabrizio mi fa casino. Allora, direi di mettere tutte le varie bevande in un unico posto. Qui ad esempio possiamo mettere tutte le bevande gassate, qui possiamo mettere le bevande non gassate come i succhi, il latte e via dicendo, o anche l'acqua. Ecco, non mi pare la peggiore delle idee. Ah, ecco, qui ad esempio possiamo mettere il riso basmati, che fa parte di alimenti tipo pasta e via dicendo. Aspettate, questo è zucchero e c'è zucchero anche di qua.
Che casino, cioè, è veramente difficile riuscire a stabilire uno specifico ordine. Perfetto, qua metti l'acqua perché fa parte delle bevande non gassate. Qui abbiamo il succo di mela, quindi lo possiamo mettere in... altro succo di mela anche qua, ottimo, e lo caviamo da qua sopra. Possiamo dire con estrema certezza che gestire questo gioco in maniera corretta è molto più complicato del previsto. E prima che qualcuno me lo domandi, sì, ho comprato decisamente troppe Coca-Cola. Sono il primo a dirlo. Ne ho troppissime, ho fatto casino con gli ordini. Ed è importante lasciare degli spazi liberi a Gianpier Fabrizio, altrimenti lui stesso non saprà dove andare a scaricare la merce. Qui abbiamo il burro d'arachidi standard, credo. Possiamo creare un'intera sezione, casomai, per i prodotti per la colazione. Qui ad esempio abbiamo l'olio. Senti, mettilo qui, visto che qua c'è l'olio quello standard, quello di olio di semi girasole, lì come cocchio si chiama. La cioccolata la possiamo mettere sempre nella sezione dolci, perfetto. E a sto punto sposterei il caffè sempre da questa parte, visto che fa parte comunque di colazioni, chi più ne ha più ne metta. Qui abbiamo le pastiglie per la lavastoviglie, la carta igienica me la sposti qua sopra e la togli da qua sotto. Qui abbiamo la candeggina e me la metti invece sempre da questa parte. E sentite, a questo punto caverei anche l'olio, perché direi che forse ha più senso metterlo, casomai, sotto la sezione della pasta asciutta. Olè, ottimo. Ok, diamoci una mossa perché devo aprire il negozio quanto prima, o qua non riusciamo ad ottenere abbastanza dindini. Allora, queste sono le nuove uova bio. Poi abbiamo le bibite, quelle verdi, senti, lasciamole sempre qui dentro. Ci penserà Gianpier Fabrizio, quelli sono prodotti che hanno già un posto all'interno del nostro negozio. Qui abbiamo il pane e me lo puoi tipo sgnaccare là sopra. Qui invece abbiamo lo zucchero di Pablo. Allora, lo zucchero stava direttamente qui. Possiamo creare una sezione dedicata, casomai, qui in parte alla cioccolata. E dopo, casomai, mettiamo più vicini i prodotti che sono simili tra di loro. Abbiamo il tonno all'olio d'oliva, che deve essere messo in frigorifero. Il tonno! Ma gioco, sono molto ma molto confuso, ma seguirò le tue direttive. Ecco, qui sì, il tonno lo metti in frigo dopo? Ma vabbè, dettagli, abbiamo altro pane che va sempre qua sopra. La rottura di balle che purtroppo Gianpier Fabrizio, come ben sapete, non raccoglie la merce che ci viene consegnata dal Corriere Bartolone. Allora, il miele andrebbe nella sezione della colazione, quindi da queste parti dovrebbe essere praticamente perfetto. Oddio, senti, sgnacchiamolo qua per adesso e dopo casomai spostiamo lo zucchero di qui e il miele di qua. Direi che ha senso. Fin tanto che non avremo sbloccato tutte le merci, è inutile fasciarci la testa. La mozzarella campana la possiamo mettere qui. Ne devo comprare molta, ma molta di più, e dopo devo anche assegnare i vari prezzi. Le uova bio le sgnacchiamo invece qua sotto. Immagino che costicchieranno giusto un attimino. Il parmigiano reggiano DOP lo metterei ovviamente in parte alla mozzarella. E poi ovviamente riserviamo anche la parte sotto. La farina, quella blu, la sgnacco qua direttamente io. E voilà, in men che non si dica, abbiamo riorganizzato tutto. Ok, non è male, ci mancano ancora un po' di prodotti da ordinare. Ma per adesso intanto apro il negozio e mi diverto ad assegnare i prezzi vari. Allora, il parmigiano reggiano a 5,42, la mozzarella a 5,18, sono prezzi comunque abbastanza onesti. Le uova bio 3,98, ha messo in automatico il prezzo di mercato? La cosa è abbastanza strana, il tonno a 7,33. Ah, ma non sono le stesse uova, adesso ho visto! Questa è la confezione più grande! Ah, ho fatto confusione! Allora, 2,13, perfetto. Anche queste uova sono bio. Ok, queste sono le uova standard. Va bene, va bene. Dopo sistemo questo piccolo inconveniente. Allora, lo zucchero a velo va a 12 e il miele a 11,20. Ho già corretto tutti i prezzi, quindi i nostri clienti non dovrebbero romperci le balle più di tanto, ma lo sapete meglio di me, lo faranno. Allora, intanto vediamo di ordinare un'altra serie di questi prodotti. Ecco qua. Mi servirà dello shampoo, del sapone, carta igienica, perché i culi qua letteralmente non finiscono mai. Delle caramelle. Cos'è che mi mancava? Devo ordinare praticamente tutto. Stavamo finendo anche il formaggio e abbiamo riempito il tutto con 420 dollari di merce. Il vantaggio di aver allargato il magazzino è che all'occorrenza possiamo mettere una serie di scaffali. Anche da questo lato, in teoria, ci dovrebbero stare. Allora, queste sono le uova bio, pacco da 4. Mi serve una confezione normale di uova
Altrimenti non le posso rimuovere. Per adesso purtroppo, come ben sapete... Ok, ordine fatto, datemi mezzo secondo, che è arrivata la signora con due prodotti, per davvero. E 43 dollari di resto. Signora, lasciamo stare che non ci voglio di arrabbiarmi. No, vi dicevo, mentre preparavo la puntata, una marea di roba. Ma hanno ordinato di tutto, è qualcosa di incredibile. Non sono mai stato tanto contento di vedere i miei clienti. Oh, per fortuna stanno andando da Franco. Sembrano aver capito i bastardi. Scusi signora che devo mettere lo shampoo, porti pazienza. Sì, dobbiamo spostare le casse appena possibile perché sta gente io non la sopporto più. Ok, qua abbiamo i detergenti, quindi possiamo mettere anche gli shampoo. Gli spaghetti di Elo. Guarda, li snacco direttamente io. E casomai l'ultima confezione ci assicuriamo di metterla qua, in modo tale che abbiano già uno spazio dedicato sulla nostra cocchia di mensola. Arrivo, porti pazienza. Abbiamo ordinato altro parmigione regione. Perfetto, guardate che fila da Franco. Incredibile. E qua sotto invece mi sgnacchi la mozzarella. Mozzarella, non dovrei mangiarla con la gastrite, ma della serie chi se ne frega. Qui là, anche lo zucchero del signor Pablo sembra andare molto a ruba. Vabbè, gli americani con lo zucchero ci si fanno in vena, ma vabbè, dettagli. Oh, ecco qua le uova. Allora, vediamo un po' di sgnacarle direttamente qui. Qua sotto, olè. E recuperiamole casomai da questo stand. Oh, non ci stanno tutte. Qualcuno compri delle uova, presto. E niente, mi tocca ritornare alla cassa. Ma sta scendendo la luminosità, una mia impressione. Wow, qualcuno ha fatto proprio una bella spesa. Bravo, ti regalo anche un centesimo di resto extra. Che meraviglia, signore. La sto lovando, ma poco, una cifra. Ho visto alcune immagini del risultato finale del negozio. Non avete idea di quanto si potrà espandere. E vi ricordo che la maggior parte delle meccaniche devono ancora essere realizzate. Il gioco è in super mega accesso anticipato. Allora, accendiamo già le luci. Lo so che è prestino. Mi servirebbero altre luci per il magazzino. Nessuno ha comprato le uova? Ma che stracocchio! Ok, se nessuno viene a rompermi le balle, io continuo ad organizzare il magazzino. Ecco, le ultime parole famose. Il tonno del signor Stark. Abbiamo già riempito tutto. Se lo so anche già comprato. Aio! Non ho uno spazio per il tonno. Ora che noto bene, non c'è effettivamente nessuna zona. Senti, sgnaccalo lì per adesso, perché come ho detto non ho una mensola che si possa definire abbastanza adatta. Però è carino il fatto di poter anche organizzare in maniera accurata il nostro magazzino, perché di solito nei vari videogiochi tu butti alla rinfusa e chi si è visto, si è visto. La signora è arrivata col resto giusto. Guardate, guardate quanti prodotti. No, vi giuro, questo gioco ti dà un senso di soddisfazione veramente incredibile. Siamo quasi ritornati a 3.000 dollari. Aspettate che se il comune vede sto casino mi piglio le peggio denunce, porca la miseria. Cioè, a mio avviso possiamo anche già sbloccare la prossima serie di prodotti. Dove abbiamo messo le caramelle? Sono finite, che se no mi stracciano le balle. Ecco qui. Diciamo che per sicurezza sarebbe sempre meglio avere una doppia scorta di prodotti direttamente pronti in magazzino. Perfetto, abbiamo assegnato questa zona al miele. Guarda, anche lo zucchero è quasi finito. Non faccio neanche in tempo a riordinarli che la gente mi arriva lì super assatanata. Guardate la quantità di zuccheri. Signora, cioè, quanta roba della colazione non me lo dice? Non che io mi lamenti, però. E nessuno ha ricomprato più le uova. Ma è un complotto internazionale, ma devo cavare tutta sta roba. Carta culo, perfetto, l'hanno comprata in grande quantità. Signori, sono le 9 di sera, ve ne volete tornare a casa vostra? Ma porca la miseria. Ok, ok, questo dovrebbe aver fatto un'ottima spesuccia. 79 dollari, sono sempre molto graditi. A posto. Signora, lei è l'ultima cliente che servo. Il prossimo che si avvicina lo sbrano vivo. E che stracocchio. Guarda, devo sempre riordinare tutto. Allora, vediamo di... Ah, tanto sono le 9 di sera. Dicevo, vediamo di farci tattici. Compriamo subito adesso now altri due scaffali a prescindere. Ma porco... Ti sbrano, vi sbrano, porca la miseria. No, è il nonno, è venuto a spendere gli ultimi euro della pensione. Nonno, ma non sai che abbiamo dei prezzi di merda qua dentro? Vabbè, dai, lasciamolo stare. Ciccio, devi fare un sacco di pulizia. Hai ammazzato qualcuno di nuovo? E voilà. Tutte le uova da 4 avete comprato. Ma porca la miseria, 0,81. Dai, ti do un intero dollaro di resto. Oh, e quello era l'ultimo rompiballe. Perché nessuno ha comprato le uova? Non le hanno prese nemmeno da qui. È un gomblotto internazionale. Senti, sgnacca le uova standard. E tengo pronta qui la scatola. Ah, ho fatto casino con le caramelle. Andavano qua sopra. Ma porca la miseria, lì ci stava il latte. Ho visto bianchiccio
E mi sono sbagliato, ho detto così fraintendibile, ma ci siamo capiti. Allora, intanto vediamo di completare la nostra giornata. Perfetto, 37 clienti, tutti molto contenti. Allora, il sapone delle mani sale e scende invece il prezzo della mozzarella. Sto cercando il più possibile di tenere aggiornati. Ah, ma è sceso veramente un sacco? I nostri prezzari, in modo tale che la gente non mi rompa le palle. Con i prodotti che abbiamo al momento, in teoria, una doppia serie di scaffali dovrebbe essere più che sufficiente. Carta culo! Dove andava? Là sopra e là sopra. Perfetto. Peccato che contiene solo 4 rotoli. I cereali, avevamo creato una sezione per la colazione, ma i cereali ancora non avevano uno spazietto. Pia Gianfranco non è velocissimo, per dover di cronaca impiega abbastanza tempo, perché porta una scatola per volta, poi deve ritornare indietro. Quindi diciamo che noi effettivamente svolgiamo un lavoro molto ma molto più rapido. Però il suo vantaggio è che non si deve occupare delle casse, quindi yeah. Però ribadisco, nella sua semplicità sto giochino mi ha catturato anche troppo. Per dover di cronaca. Ah, quello è parmigiano reggiano DOP. E questo invece è il formaggio per i poracci. Ah, adesso ho capito. Sentite, diciamo che qua tendenzialmente possiamo vedere di lasciare casomai le varie bibite. E il formaggio standard me lo snacchi invece di qua. Vabbè, insomma, il parmigiano comunque a prescindere. Dicevo, la marca culo. Ah, direi che ci può stare. Pier Gianfranco, prendi a scatola, riordina ciccio. E qui togliamo le etichette, se no coso mi fa un casino della madonna. Ho preso le tortine giuste, sì. Meno male che sono i clienti, mi vanno in astinenza. Ecco qua, queste hanno uno spazio nella nostra sezione. E che le etichette sono piccine, poteva farle un po' più grandi quel simpatico sviluppatore. Dannazione, oh. Ah, basta, asciutta. Te la sono bagnata tutti? Ecco qua, perfetto. No, la sezione è abbastanza messa bene. Il caffè è passato di moda? A quanto pare la gente non dipende più dalla caffeina. Come un tempo che passa asciutta standard, me la puoi sgnaccare là sopra? Però sì, diciamo che a prescindere mi farebbe comodo poter contare su Pier Gianfranco anche... Ciccio, mi ha fatto spaventare tantissimo. Dicevo, anche per rifornire gli scaffali, in modo tale che recuperi lui la merce che si trova qua fuori. E voilà, così possiamo svuotare questi belli sgnacchi qua. E ripuliamo tutta la zona circostante. Ottimo, correggo solo questo piccolo errore, come non fosse accaduto. E diciamo che genericamente siamo pronti a ripartire. E se sbloccassimo 2 licenze? No, la prossima la sblocchiamo direttamente domani. Probabilmente ci serviranno anche i freezer, quelli da mettere a pavimento. Ok, incrociamo le dita e che il negozio abbia inizio. Ok, non funziona come battuta, ma insomma ci siamo capiti. Ok, qua è tutto bello ordinato. Quindi Gianpier Fabrizio dovrebbe rifornirci di tutto. Allora, nel frattempo... Perché sicuramente servirà latte. Carta da culo ne abbiamo. Comprami un po' di cioccolato, i detergenti. Mi pare che fossimo giù di yogurt. E voilà! Altri 300 dollari che finiscono nel cestino. Che faccio? Prendo già i freezer? No, prendo invece un punto luce sicuro. Facciamo 2 della serie meglio abbondare. Facciamo 3. Perché il magazzino si è allargato, se ci pensate bene. Ok, stanno arrivando i clienti, ma per 2 secondi non dovrebbero romperci le balle. E pertanto dobbiamo aumentare i punti luce qui dentro. Altrimenti la sera non si vede nulla. Ecco, mettimene uno anche al centro. Questo cosa mai me lo sposti un po' più in là, olè. E serve assolutamente un'altra luce da questa parte, perché in verità arriva, non si vede più di tanto qui la sera. Dica, oh, qualcuno deve fare un sacco di pulizie. Perfetto. Cioè, hai preso 4 prodotti in croce e mi hai speso 79 dollari. Non dico nulla. Forza, voglio i clienti, quelli che mi arrivano a superare il centone. Scusate, stavo riordinando gli stand. Wow. Ok, in verità è tutta merce relativamente economica. Però la signora intanto ha 93 dollari di spesa. Se li è fatti, non so voi, ma beh, la maggior parte di voi non andrà neanche a far spesa. Ai tempi d'oro, quando mi sono trasferito in Veneto, zio Billy, con 60 euro ci riempivo 4 buste della spesa. Adesso ci vuole, non lo so, 2 volte abbondanti, porca la miseria, di denaro per riuscire a ottenere più o meno lo stesso risultato. E sì che ordino sempre marche di base, non è che arrivo lì con il caviale, bla bla bla. No, tutte marche di base e via dicendo. Perfetto, buongiornissimo signore. Non mi prenda troppi prodotti della stessa tipologia, che poi Gianpier Fabrizio non mi può fare i miracoli. Zio Billy, sono finiti i nuovi cereali da una parte, cereali, la farina. Ma porco canaglia, davvero, sviluppatore, metti un indicatore qua e che stracocchio di quanta roba abbiamo in magazzino. So che è difficile, ma impegnati, ragazzo mio. Oh mio Dio, che fila!
va che roba. Una volta tanto Franco sembra essere molto più richiesto del sottoscritto. I clienti hanno finalmente capito che quando li insulto in realtà non sto scherzando. Bravo Ciccio che ha speso $98, ma è una vera e propria dimostrazione di odio. Sì, ho fatto una spesa incredibile. Aspettate che questi si sono magnati tutto. Di sto passo se magnano anche Gian Pier Fabrizio. Butta la roba in mezzo alla strada come farebbe ogni vero italiano. Ma vabbè, dettagli. È vero, sono americano in questo caso, giusto? Abbiamo portato il Lonad in America. Aspetta, che davvero ci metto meno tempo io. La smettiamo di comprare sempre la farina. Non è droga. Fai come ripiano in pieno, vuol dire che c'è ancora roba qua dentro. Lo sapevo. Miseria, sono già le 4:30. E dicevo, è un gomblotto di poteri forti. Come hai pagato? Bravo, così ti cucchi 50 centi. Oh no, mosso tutti da me. Devo anche ricomprare il caffè. Miseria ladra, sono 3 anni che non mi faccio un caffè con caffeina vera e propria. Maledetta gastrite. 6:65, Ciccio. Guarda, se spendevi un centesimo in più venivi direttamente portato all'inferno. Ma vabbè, dettagli. Allora, abbiamo lo zucchero di Pablo. Pablito, dove poi stava il tuo zuccherito? Ok, lo possiamo sniacare anche qua sopra. E mentre riordinavo, intanto è arrivato qualcun altro. Aspettate che accendo mezza luce. Oh, 5 secondi di pace nella vita di un povero commerciante. No, no, è bello vedere così tanti clienti che vanno avanti e indietro. Vabbè, ragazzi, $106. Non è record del negozio, ma è record per voi più che altro, che non avete visto quello a cui ho assistito io durante la preparazione dell'episodio. Dai, ma perché sul finale di giornata... Solo il formaggio. Maledetto rompipalle, ti si parmigianasse la nonna. No, non venire qua. Porco canaglia. Dai, che devo dare una mano a Gian Pier Fabrizio, che lo vedi che è in crisi. Sta praticamente ansimando. 76. Signora, si levi dalle... Dovrò di raggiungere il livello 20, a malapena siamo al livello 18. 8. Aspetta, è 53. A posto. Quando faccio quella voce mi torna sempre in mente la pubblicità di divani e sofà, con le poltrone e sofà. Non riesci a trovare il caffè a tostatura forte? Ok, lo posso ancora ordinare. Ma come, non l'avevo già ordinato? Oh, miseria ladra, non lo vedo, l'ho appena ordinato. Eccolo qua. Aspettate, americani. C'è tutto il caffè di cui la vostra dipendenza potrebbe mai aver bisogno. Oh, miseria. Aspetta. Sei venuto qua solo per prendere del riso. Ma l'unico cliente a dieta me lo dovevo beccare io per davvero. No, 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 sta cosa non va bene. Se non mi fai almeno €86, anzi dollari di ordine, te ne puoi anche andare da un'altra parte. Ma l'ho appena messo il caffè. Quanto li sto odiando, sta gente di M che non c'ha un secondo di pazienza, porca la miseria. Passo tutta la mia giornata qua dentro. Oh, questo è un tizio che vive chiaramente da solo, perché ha comprato solo delle scatolette di tonno. Allora, mi avete preso un... Non hanno comprato le uova per davvero. Ok, ho preso le uova, aspetta. Finalmente posso metterle qui e cavarle. Dove poi erano? Ah, ok, si era già riazzerato. Ma porcaccia, la miseriaccia, non c'è gente lì, no? Perfetto. Fatemi riazzerare quella stupida etichetta, visto che mi sono sbagliato. Oh, ora sono un ometto realizzato. Sono un ometto anche pronto a prendersi la denuncia per inquinamento di luogo pubblico. Ma vabbè, dettagli. Ottimo, il magazzino è decisamente molto più illuminato. Cos'è sta roba? Che ci fanno i Choco Pic qua, Ciccio? Non riesci a trovare carta igienica? Ma era qui la carta igienica. Ah, abbiamo carta culo a sufficienza per pulire i culi di tutti quelli della via, porco canaglia. Ecco qua. Enter. Posto? No, signora, vada da Franco. Vada da Franco. Ti sto odiando. Ok, ti amo. Ti amo tantissimo, donna. Vieni qua che ti faccio pagare tutto il conto in natura, anche se vuoi, eh. Che poi è sensato, pagano direttamente con la valuta più corretta il più delle volte, non grido al miracolo. Ecco qua, a posto. Ultimo cliente della giornata. E devo dire che mi avete tipo svuotato tutto. Zio Billy, però abbiamo quasi $5.000. Le uova non hanno un posto, quindi possiamo metterle direttamente qua. Qui abbiamo la cioccolata, che invece deve essere piazzata qui. Ok, datemi mezzo secondo che cerco di dare una parvenza di ordine a questa follia. Perfetto. Era tutto, vediamo un po'. Io spero che in realtà lui non ti butti via una scatola piena zeppa di prodotti qualora tu non ti fossi accorto che c'è qualcosa all'interno. Le vie della programmazione a culo sono effettivamente, ecco, 3 yogurt infinite. Allora, fatemi scaricare lo yogurt qua sopra. Ne abbiamo ancora 28, ottimo. Concludiamo questa ennesima giornata con altri 39 clienti comunque soddisfatti, a parte quelli della carta culo che devono rompere le balle. C'è roba dovunque. Beh, tendenzialmente sono scatole vuote. Aspetta che non mi faccio mettere sotto da una macchina. Non sarebbe la prima volta, gente, come ben sapete. Ma che roba? Si sono fatti fuori anche tutti gli spaghetti? No, davvero, Gian Pier Fabrizio, devi imparare a raccogliere la merce, perché io non mi giro più. Ma, pian pianino, hanno svuotato tutto.
Ok, il magazzino in verità è la cosa più utile, perché se un prodotto non si trova al suo interno, vuol dire che la situazione allora è molto più grave del previsto. Ora abbiamo finalmente una marea di caffè. Neanche troppo, eh. Ok, ci manca la sezione dei detergenti, quelli blu, i Glassex, che dir si voglia. Aspetta, questo lo riempiamo direttamente noi. Per come è pieno. Dai, che ci sta ancora roba, non rompete le balle. Io continuo a portare dentro roba. Gianpier Fabrizio continua a svuotarmi il cocchio di magazzino. Mi sa che ho esagerato col caffè. Decisamente troppo caffè e tè. Aspetta, il tè era qua di lato. Ok, ora ne abbiamo da qua fino alla fine dei tempi. Scarichiamo la farina. Ma porca miseria, 3 ore che butto su farina. Aspetta, abbiamo troppe sezioni della farina, mi sa. Sì, c'è un eccesso di farina. Ok, andiamo per gradi. Paghiamo le fatture perché per 2 giorni me ne ero completamente dimenticato. E potete vedere che siamo scesi parecchio. Allora, il denaro non manca. È una cosa che in questo episodio ho detto più volte. Quindi compriamo una nuova licenza per burro, cereali, pollo, patatine fritte, pizza mista. Abemus la pizza e un bel sacchetto di patate. Presumo si intenda sacchetti di patate fritte, eh? È quello che voglio sperare. Diamo un'occhiata. Levati al mercato. Allora, frigo, scaffale, freezer. Scaffale, freezer, freezer. Signori, è giunto il momento di comprare i freezer, che ovviamente aumenteranno anche il costo dell'energia elettrica, cioè la spesa vera e propria dell'energia elettrica. Allora, per adesso compriamo uno di tutto. Non ho visto l'andamento dei prezzi giornalieri. Ammetto, non ci ho fatto minimamente caso. So che abbiamo finito la mozzarella di Don Bernardo. I peggio nomi. Oh, avevamo quanto qua... Miseria ladra. E beh, i frigoriferi sono grossi, i freezer. Dicevo, avevamo più di 4.000 dollari, come per magia. Puffete. Allora, quanto sono... Ma non sono poi così tanto grandi. Ah, ok, ok. Allora, potremmo mettere un freezer direttamente qui. Non è bellissimo, ma non è anche la cosa più brutta della vita. Oppure, datemi mezzo secondo che spostiamo questo frigorifero in parte. Ottimo. Così liberiamo completamente la zona. I dolci li possiamo mettere anche qui, perché in verità ci possono stare. C'è il latte, le caramelle, chi più ne ha più ne mette. Ed invece i frigoriferi, che facciamo? Ne mettiamo 2 volgarmente così? Non occupano neanche troppo spazio, quindi... Ma sì, dai, ci possono stare. Per adesso godiamoci lo spazio in abbondanza, perché a un certo punto, prima o poi capiterà, voglio dire, il luogo diventerà molto ma molto più stretto. Ok, non so quanta roba ci stia all'interno, è giunto il momento di scoprirlo. Allora, paisan, che è sta roba? Credo sia del burro. Non vorrei dire una minchiata, fatemi vedere. Sì, in effetti è burro. Però, non lo so, messo qua con le bibite mi stona. Lon, non farlo, Lon, perché devi buttare via così i tuoi soldi? Vabbè, dai, insomma, ce li abbiamo? Tanto vale spenderli per una buona volta, non devo neanche... Senti, ricompra uno di tutto. Dicevo, non devo neanche chiedere prestiti in banca, che non è una cosa da poco, considerato la situazione. Aspettate che ne approfitto per ordinare anche... Max. Sta cosa del limite di 10 è veramente fastidiosa. No, vai che di sto passo mi crasha il gioco, Cerchiamo anche di essere onesti. E voilà! Madonna, pagherò un botto di corrente elettrica. Questo è poco ma sicuro. Allora, il burro lo mettiamo casomai qui in parte al formaggio. E voilà! Ogni confezione contiene 24 panettozzi di burro. Qui abbiamo le uova bio. Aspettate che ora faccio confusione. Più che altro perché abbiamo spostato, ovviamente, gli scaffali e, sì, vabbè, i frigoriferi, vi dicendo, avete capito il senso del discorso. E quindi mi devo riabituare alle nuove location. Che voglia di mozzarella, mozzarella. Le patatine fritte, quanto le mangerei adesso. Ok, non occupano neanche troppo spazio. Ce ne stanno 12, ma secondo me possiamo ancora salire un pochettino, Dopo lo scopriamo, dovrei averne ordinate 2 di tutto. Queste sono patate standard. Beh, presumo vadano sugli scaffali, ma qui no. Da quest'altra parte potrebbe avere molto più senso, in parte all'olio. Ok, ecco qua. Zio Billy, quanto sono grandi, tuttavia. Mi si sta riempiendo il negozio alla velocità della luce. La pizza De Niro. Ma come la pizza De Niro? Ma come mafia? La pizza familiare. Ma... Signori, avanti. Ma questi luoghi comuni, che stracocchio. Ok, abbiamo messo... Aspetta, non ci stanno tutte? Ah, non ci stanno più di così. 16 pizze. Ma porca la miseria. Che faccio? Le sposto di qui? O faccio un intero frigo di pizzerie?
di pizza intendevo. Allora, datemi un secondo che per adesso, grazie al potere del... Ho comprato troppi cereali. Sì, ne hai comprati troppi. Dicevo, grazie al potere del gioco in accesso anticipato, la roba non si scongela, ma questa situazione potrebbe non durare all'infinito. Allora, per adesso queste me le sgnacchi qua. Questo è pollo! Il pollo dove va? Immagino vada qua dentro. Wow! Minchia, sono dei polli abnormi, peraltro. Qui abbiamo altre patatine fritte non San Carlo Junior. Allora, facciamo una cosa del genere. Spostamele di qui. Così facciamo un'unica sezione con la pizza. Però, secondo me non possiamo... No, non si può salire più di così. Ok, sono comunque 12 patatine fritte. Per adesso lasciale direttamente qui. Oh mio Dio, ho ordinato veramente troppe pizze. Allora, facciamo una cosa tattica. Ma chi cocchio... Ma porca la miseria, ma non potevi farti cavolacci tu? Ci avrebbe anche ragione, non dico di no. Vabbè, non importa, senti. Assegniamo i prezzi intanto. Sono non incocchiato di più. Pollo a 9,32. Oddio, economico. È un pollo intero, porca la miseria. Con quello che costa normalmente un cordon bleu o altro in Italia. Non mi esprimo. E qualcuno potrebbe dire: ma Lona, non mangi carne? Come fai a saperlo? Vado a fare la spesa, gente? E che ci crediate o no, potrebbe essere un colpo di scena per tutti, ma gli occhi li ho anch'io e sono abituato a memorizzare i prezzi. Ok, il resto del burro paisan lo possiamo mettere qua sotto. E olè, perfetto, abbiamo abbastanza burro. Oddio, gli americani il burro lo mettono da tutte le parti. E questi i cereali, nuovi cereali. Come la risolviamo questa, figlioli? Perché... abbiamo già occupato i relativi spazi. Wow, si sono magnati tutto il miele. Allora aspettate, perché no, davvero ci dobbiamo riorganizzare, perché a me sta salendo la peggio ansia. Ecco, compro altro tonno. A detergenti come siamo messi? La candeggina è finita, serve dello shampoo. E anche le cose per... cavolo si chiamano? Quelle della lavatrice. Eccola qua, $557. Dai, ma siete dei criminali assurdi. Aspetta che rifornisco io. E poi portiamo tutto dall'altra parte. Sì, guardate, sono tutti vuoti gli stand. È incredibile. Vabbè, poco male. Per adesso vediamo di riaprire il negozio. O fra un decennio siamo ancora qua. Aspetta, i nuovi cereali. È vero, dovevo fare ancora quel discorso. Allora, voglio essere tattico. Ordinami gli altri cereali e casomai li spostiamo tutti in una nuova sezione. No, non vale la pena. Mi riorganizzo casomai nel prossimo episodio. Per adesso li mettiamo qui. E infatti facciamo così. E me li metti anche qua sotto, così la tattica migliore. Cambia il prezzo, $5,22 per dei cereali al miele. Beh, stanno comunque in parte al miele, quindi più avanti ci faremo direttamente tutti gli scaffali con un ordine quasi ossessivo compulsivo, se vogliamo essere onesti. Ne resterà uno. Ho un paio, ma insomma ci siamo capiti. Miele, dove andavi? Non lo so, non ci sto capendo più nulla. Tengo un cocchio che sto lavorando. Allora, aspetta, il tonno l'abbiamo messo qui. Perfetto, aspetta. Ecco qua, salve signore. Resto di $30 a Zarosei. Perfetto. Se riusciamo a levelappare sto cocchio di negozio quest'oggi e portarlo oltre il 18, pizza, me la segno qui qua sotto. Ottimo. Forse arriveranno ancora più clienti per la mia grandissima gioia. Abbiamo il pollo. Senti, per adesso mettilo qua. Non abbiamo ancora creato un vero e proprio ordine per i nuovi prodotti, quindi ci arriveremo. Ci arriveremo in qualche modo. Aspetta che la candeggina era finita. E se no poi si lamentano, perché se ti vedono rifornire gli stand, arrivo signora, non è che dicono: ah, aspetta che vado a prendere la candeggina o il resto. Ormai dicono: no, me la leggo al dito e mentre esco mi sentirai sbuffare, arrabbiata e tutte cose, e parlerò male di te a tutte le mie amiche di Facebook. Detto Facebook per gli amici, ma vabbè, dettagli. Ecco qua, ti cucchi anche un centesimo in più, signora, per... vabbè, quanti culi devi pulire te, ciccio. E che stracocchio. Vabbè, non mi lamento, $92. Ce li aveva anche giusti, cosa vuoi di più dalla vita. Allora, abbiamo carenza di... ma ne avevo prese le patate. Oh mio Dio, è finito l'olio, aspetta. No, dingo un cocchio. Aspetta, cominciamo a scrivere. No, sto facendo confusione. Dicevo, Boni. Beh, è finita anche la carta culo. La devo riordinare. Gian Pier Fabrizio, raccogli tu. Io sono già un ometto molto molto impegnato. Aspetta, rimato. Sta storia dei resti. Ah, no, il resto è 68, 31. Ma porca la miseria. Ribadisco, sta storia dei resti era carina all'inizio, ma mi sta cominciando a far triggerare malissimo. Guardi, la pizza mafia mi prende. Lei mi finanzia la mafia. Aspetta, 20 centesimi, non mi ero accorto, scusi. Non vorrei che si impoverisse all'improvviso. Giovane e straccionissimo cliente, ma vabbè, dettagli.
Basti. Le ho messe adesso, sono lì. Rientra, prendi, ti faccio anche lo sconto del 50% a calci in culo. Vi giuro, sta gente, figlioli, vi giuro. Quando vado a casa la sera, e non vado a casa la sera perché dormo nel negozio. Lasciamo stare che è meglio. Siamo pieni di patatine fritte. Non mi finisca tutti gli... Cos'è? È finito il parmigiano. È finita la mozzarella. È finita la mia voglia di vivere, porco canaglia. Ding, un cocchio. Non riesci a trovare formaggio. L'ho appena ordinato. Zio Billy, sono già le 5 di pomeriggio. Ok, vediamo di servire questi. E poi mi diverto a rifornire direttamente io gli stracocchio di stand, prima che sta gente mi faccia venire voglia di dar fuoco a sto posto. Ok, lo so, non hai trovato cose. Allora, qua c'è il latte, che ovviamente c'era già. Il latte dove andava? Porco canaglia. Direi qui. Anche perché se poi sbaglio, sono cocchi incredibili, perché poi devo andare a rimpiazzare le varie etichette. Uova. Ecco, le uova erano anche troppe, ovviamente. Ding niente, ding nulla, mozzarella qua sotto. L'ansietudine a posto, butta via tutto. Cos'è sta roba? La carta culo. La carta culo ci deve essere sempre. Carta igienica, l'oppe. Zio Billy, devo pagare un cecchino per sparare ai clienti che escono da qua scontenti? Cosa? Te il formaggio. Ti salisse un'intolleranza ai latticini, che stracocchio. 0,79. A posto. E lei signora 0,18. Mi ci vorrebbe un dipendente che... Porca miseria, troppa carta in giro. Mi ricordo dove era il latte. Qua, perfetto. Dicevo, un dipendente che si occupi anche solo di riordinare la merce che è terminata. Lo sapevo che il burro d'arachidi era in fase di terminazione, se mi passate il termine. Aspetta che so che l'olio d'oliva di solito... Eccolo lì. Mo' hanno cominciato a diventare tutti esigenti e cagoni. Sti cocchio di clienti, no, è un casino. Sta vita è un casino. Una mozzarella di bufala campana tua nonna. Olio. Qua, perfetto. Ciccio, ho montato 86 luci, non bastano? Sai che abbiamo risparmiato probabilmente. Ancora mozzarella. Ne ho troppa, non so più dove metterla. E vedi che avevamo anche quasi finito il sale? Vedo poca pasta asciutta sugli scaffali. Ok, senti, sono le... Va che fila qui! Dicevo, sono le 9 di sera. Serviamo questi ultimi clienti. E poi mi levo dalle balle alla velocità della luce. E mi domando, avrò abbastanza materiale per il video di domani? Che per voi è il video di oggi, ma insomma ci siamo capiti. A posto il latte. Come il latte non c'è? Come... Ma porca mia, ce n'era una quantità spropositata prima. Ne ho tipo portati 86 tonnellate in magazzino. Ciccio, a te polli piacciono un sacco, uova. Vado, quanto aspetta? Neanche troppo, in verità. Non posso controllare gli incassi di Franco? Ma tu... Una pizza e basta, signora. Dicevo, non posso controllare gli incassi di Franco, ma penso che il record allo stato attuale di ordine di maggior valore sia effettivamente mio. 1, 2, 3, alle... Lei è lo scapolone solo per il latte, eh? Però paga col banco, ma ti caghetta. A posto. Ok, quelli di Franco dovrebbero essere gli ultimi clienti della giornata. Ho ancora pizza. Ne ho ancora troppa di pizza. Sacchetto di patate. E che stracocchio! Fino a ieri non c'erano nemmeno. Dove va la pizza? Abbiamo troppa pizza. In verità non c'è mai abbastanza pizza dal mio punto di vista. Abbiamo troppi cereali. Questo te lo posso garantire. Senti, buttali lì sotto per adesso, perché non mi giro più. Abbiamo ancora tutta sta roba da riordinare. Le uova bio. No, aspetta, queste sono quelle grandi, queste sono quelle piccole. E il problema è che, essendo passate le 9, non posso neanche ordinare la merce che mancava. Però sì, dobbiamo come prima cosa rifornire il magazzino a prescindere la mattina. Altrimenti qua è una fregatura di proporzioni bibliche. Ok. Oh, ci restano comunque 2.900 dollari. Perfetto. E tenete in considerazione che, a prescindere, la maggior parte degli stand più o meno sono abbastanza pieni. Non grido al miracolo, onestamente. Però sì, la patata va riordinata. Arriva troppa gente. Quanta gente è arrivata quest'oggi? Mi sa più del solito. Beh, 40 clienti. Di solito siamo sulla media del 39. A prescindere, comunque, abbiamo fatto delle cifre di tutto rispetto. È sceso il costo dell'olio. Ma porca la miseria. No, non questo. Sarà quest'altro. All'anima sei sceso. Posso fare all'amore con i prodotti di questo congelatore? Oh, porco canaglia. Se vogliamo espandere di altri 4 metri quadrati il negozio, dovremmo investire 2.600 dollari e le prossime licenze 1.950. Wow. Però sì, sono anche più corpose. Questa volta sbloccheremo 7 prodotti l'una
Invece che 6. Beh, se vogliamo ottenere nuovi prodotti dobbiamo anche espandere il negozio. Questo è poco ma sicuro. Stavo anche notando che in verità il tizio che ha detto che il latte non c'era, c'era. Ho appena finito di editare il video che avete appena visto e c'era chiaramente sullo sfondo il latte. Vabbè, gioco è un pochettino confuso. Fatto sta gente che dobbiamo davvero sistemare un bel po' di problematiche del negozio. E Ciccio, scusami, ma editando il video mi sono accorto che ti ho sbagliato nome almeno un paio di volte. L'ho chiamato Pier Gianfranco, una roba del genere, ma vabbè, dettagli. Sono cose che capitano. Comunque sì, signori, appena ho tempo vedo di sistemare le merci, i cereali tutti da una parte. Che ne so, le uova le mettiamo vicine alle altre uova, il tonno lo spostiamo. Anche i formaggi, il latte e via dicendo, tutti in un'unica sezione. Pian pianino si combina, gente. Il problema più che altro è che non posso prelevare la merce dai vari magazzini, stand e via dicendo, fin tanto che non ho uno scatolone dello stesso tipo. È un po' una fregatura, è un limite considerevole. Ad ogni modo, figlioli, direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace o non vi do la patata. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!